Ciao Danilo, no, beh, chiaramente la mia carriera è iniziata come venditore di dischi, quindi lavoravo in un negozio di dischi e la sera naturalmente per arrotondare facevo il DJ. E da lì è nato tutto un percorso di musica molto interessante perché il mio desiderio della musica era sempre più appassionato e ero disposto a fare chiaramente qualsiasi cosa. Figurati che lavoravo in vari locali, uno di questi era il Raito de Oro, dove facevo, questo Raito de Oro era un locale un po' losco dove facevano lo striptease. In quell'epoca lo striptease non è il burlesque di oggi, è un pochino più terra terra, insomma, non è così raffinato. Mettevo 10 minuti di musica, 10 minuti lo spogliarello. E da lì appunto è iniziata tutta la mia carriera musicale. E infatti, dopo tanti anni di questo decisi che siccome quello era il periodo anche che come DJ si intratteneva il pubblico, quindi non soltanto si metteva la musica ma si facevano sketch, si parlava con le persone che si cercava di farle ballare i più timidi, quindi li facevamo alzare e li facevamo ballare. Da lì ho conosciuto questo signore che era un parrucchiere. E da lì ha iniziato a propormi, ma tu sei così bravo, devi fare il parrucchiere, perché appunto ero molto libero di parola e in quel periodo insomma avevo un'energia molto particolare. Poi niente, dopo qualche anno di vendere musica di giorno, fare il DJ di sera. E quando non facevo il DJ facevo la scuola di parrucchieri perché naturalmente mi aveva fatto venire il desiderio, la voglia di fare questo mestiere, perché era per me un mestiere bellissimo. Dopo aver fatto la scuola e dopo aver lavorato da alcuni noti parrucchieri milanesi, tacco, ho deciso di venire a Bologna, nella triste Bologna della fine degli anni 70, dove non esisteva ancora la moda, ma io avevo scelto Bologna proprio per questo, perché volevo far nascere delle cose nuove in una città che in quel periodo era solo contestazione, solo rivoluzione. E quindi per me è stato bellissimo. Pensa solo che quando noi abbiamo aperto, lo stesso giorno di apertura del nostro primo spazio era il giorno che in via Ugo Bassi c'erano i carri armati. Quindi da lì è proprio iniziato un percorso culturale, perché dietro questo ne è venuto tutta una filosofia anche di lavoro, perché da lì ho iniziato a fare insieme, nello stesso luogo, le donne sì, ma anche gli uomini che agli inizi venivano un po' nascondendosi perché si vergognavano, però da lì è nata tutta l'avventura di Orea Maglià.